ai, chiamiamoli così, delegati che abbiamo scelto per rappresentare tutte le posizioni, almeno in fase iniziale, lasciando poi eventuale spazio a delle ulteriori precisazioni più specifiche successivamente agli interventi dei commissari, di accomodarsi, e precisamente Gilberto Creston, che è già lì, perfetto, Gianluigi Porta, che lo vedo al suo fianco, Roberto Gentile, idem come sopra, e Signorelli Roberto, mi pare. Francesco Signorelli, perfetto, torniamo a posto. Non state in piedi, ci sono le sedie vuote, occupatevi, insomma. Dunque, io partirei dal rappresentante delle sigle confederate, quindi la CGIL, CISL e UIL, dando la parola a Gilberto Creston, se siete d'accordo, a meno che al vostro interno avete pensato a un ordine di apparizione differente, no? Prego. Grazie Presidente per questa convocazione che ci consente di presentare a questa commissione la situazione molto problematica che si è verificata recentemente a Pavia e per la verità in tutta la Lombardia e in tutto il territorio nazionale dove hanno sede gli istituti della Fondazione Maugeri, che come saprete ha sede centrale a Pavia e ha il maggior numero di dipendenti nella provincia di Pavia. Ci sono altri centri in Lombardia, diciamo che la Lombardia è la regione dove si concentra il numero maggiore di istituti e di lavoratori della Fondazione. Recentemente, un paio di settimane fa, abbiamo avuto una convocazione da parte della Presidente e del Direttore Generale della Fondazione, una convocazione che era una convocazione di routine, nella quale dovevano darci alcune informazioni rispetto alla situazione, alla chiusura del bilancio consuntivo 2013. In quella sede ci siamo trovati purtroppo di fronte ad una amara sorpresa, perché ci hanno comunicato che dal primo di ottobre di quest'anno tutti i contratti integrativi sottoscritti in tutti gli istituti della Lombardia e delle altre regioni, e il contratto collettivo nazionale di lavoro che si applica oggi in Fondazione, che è il contratto della sanità pubblica, sarebbero stati disdetti. E quindi dal primo di ottobre, in mancanza di eventuali decisioni contrarie, di ripensamenti o di eventuali intese diverse, cambieranno le condizioni relative ai trattamenti economici e normativi di tutti i 3.500 dipendenti della Fondazione. Da sempre in Fondazione si applica il contratto della sanità pubblica, pur essendo un'azienda un soggetto di diritto privato, è una fondazione di diritto privato, ma ha sempre seguito, ha sempre applicato il contratto della sanità pubblica, si è sempre svolta una contrattazione in sede aziendale che ha portato alla sottoscrizione di decine e decine di accordi di carattere economico, integrativo e di carattere normativo. Oggi ci troviamo di fronte invece a questa novità, questa bruttissima novità, perché questa eventuale decisione come conseguenza avrà una riduzione molto consistente delle attuali retribuzioni dei dipendenti della Fondazione. Abbiamo calcolato che questa riduzione potrebbe andare a seconda delle qualifiche, a seconda del comparto, parliamo sia del comparto sia della
dei medici, sia della dirigenza non medica in questo caso, tutti i dipendenti sono coinvolti. Queste riduzioni potrebbero andare dal 10 al 30% nel giro di pochissimo tempo. Ovviamente nell'immediato la disdetta di tutti i contratti integrativi significherebbe l'azzeramento di tutte le forme integrative di retribuzione oggi esistenti, a partire dal fondo incentivante, per il futuro sempre, in via sempre più consistente, il passaggio da un contratto di sanità pubblica a un contratto di sanità privata significherebbe una perdita persistente poi nel tempo. Abbiamo cercato di capire in quella sede se questa decisione poteva in qualche modo essere rivista, corretta. La risposta è stata no. Questa è stata un po', dobbiamo dire, una sorpresa, perché fino a pochi giorni prima le informazioni che ricevevamo dalla Fondazione ci presentavano un quadro sì ancora abbastanza serio dal punto di vista dei conti dopo gli accadimenti del 2012 e tutte le conseguenze che sono avvenute nei due anni successivi, ma mai nessuno della dirigenza, né della presidenza, né del consiglio di amministrazione aveva mai ipotizzato che si potesse arrivare nel corso di quest'anno ad una decisione così pesante, così grave. Anzi, in un'intervista recente che il Presidente aveva rilasciato ad un quotidiano locale, aveva dichiarato esplicitamente che i conti erano a posto, diciamo, la situazione economico-finanziaria, anche se ancora con dei punti interrogativi, vedeva comunque un trend positivo, e soprattutto mai avrebbero messo mano, avrebbero toccato i trattamenti retributivi e normativi dei dipendenti, vantandosi anche di una decisione di questa natura a fronte di altre realtà, facendo il paragone con altre realtà che invece erano intervenute più o meno pesantemente su questi aspetti. Quindi questa comunicazione era un po' nella continuità con tutto quello che ci hanno detto in questi ultimi due anni, e quindi, cioè una situazione che da tenere assolutamente sotto controllo, una situazione dalla quale bisognava comunque cercare di uscire gradualmente, facendo anche dei sacrifici, ma non una situazione tale che potesse portare a una decisione di questa natura. E i sacrifici in questi due anni ne sono comunque stati fatti, perché se avrete la possibilità di andare a verificare i bilanci 2011, 2012, 2013 facendo raffronto tra costi e ricavi, nella voce costi potrete constatare che il costo del lavoro in questi tre anni si è ridotto di alcuni milioni di euro, intervenendo soprattutto sulla una riduzione del numero dei dipendenti e su una razionalizzazione anche di alcuni aspetti di carattere economico dei trattamenti economici. Quindi questi sono stati due anni nei quali le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione hanno dato un contributo importante di risanamento e di contenimento dei costi. Sappiamo molto bene qual è il contesto nel quale oggi si colloca questa vicenda a livello nazionale per i tagli che sono stati fatti in sanità, a livello regionale per i tagli che sono stati fatti dalla sanità regionale. Conosciamo bene le difficoltà, ma in questo contesto secondo noi i dipendenti, il personale ha già operato per dare il proprio contributo. Quello che chiediamo, che abbiamo chiesto alla Fondazione, è innanzitutto di revocare o comunque di sospendere una decisione che secondo noi, in particolare la disdetta del contratto collettivo nazionale di lavoro, che dovrà casomai essere verificata alla luce di una attenta valutazione anche da parte nostra
e una condivisione anche da parte nostra dei bilanci degli ultimi tre anni per verificare congiuntamente se effettivamente la situazione attuale della Fondazione è così grave da richiedere una decisione di questa natura, per verificare se ci sono delle alternative, per verificare se ci sono anche delle responsabilità, perché non più tardi di due anni fa il business plan che fu presentato allora alle banche, nel quale si indicavano le proiezioni e gli impegni per gli anni, per i tre anni successivi, assolutamente non prendeva in considerazione ipotesi di interventi così pesanti nei confronti del personale. Quindi si tratterà senz'altro di fare questi approfondimenti e di verificare se non ci sono alternative. Come è successo in questi due anni, qualora la situazione fosse una situazione che richiede un intervento, una condivisione, nessuno si è mai tirato indietro e si tirerà indietro. Fino ad oggi i posti di lavoro sono stati salvaguardati, non è stato toccato uno. Anche quando la Fondazione si è ritratta dai due interventi presso l'azienda ospedaliera di Pavia a Media Casorante, il personale è stato riassorbito. La preoccupazione che abbiamo è che visto quanto è successo fino ad oggi, anche ulteriori decisioni successive, se non si interviene strutturalmente e in modo significativo dal punto di vista della programmazione, dal punto di vista di una verifica attenta di quelli che possono essere i veri risparmi che si possono effettuare, non vorremmo correre il rischio di ritrovarci a dover fare i conti anche con problemi di carattere occupazionale che oggi non ci sono. Naturalmente per noi è prioritario il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, perché garantire gli attuali livelli occupazionali significa garantire l'attuale livello di servizi, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo. Parliamo di un'eccellenza, parliamo di una delle realtà sanitarie più importanti della provincia di Pavia, e sappiamo cosa conta in provincia di Pavia oggi la sanità. Ancora in questi giorni sta chiudendo una delle più importanti aziende della provincia di Pavia in altro settore. Quindi se si comincia ad intervenire in termini occupazionali e anche in termini di difesa del reddito dei lavoratori, anche nell'ambito della sanità, credo che non solamente per i consiglieri di Pavia, ma anche per tutti i consiglieri della Regione Lombardia, il problema della tenuta del tessuto economico produttivo di quella realtà comincia ad essere davvero a rischio. L'ultima cosa e finisco: voglio evidenziare due passaggi che sono contenuti nella relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo 2013, perché citano la Regione Lombardia, in particolare per quanto riguarda un mancato finanziamento da parte della Regione per la ristrutturazione del centro di Tradate, per il quale era stato, almeno da quello che ci risulta, era stato garantito il finanziamento regionale. Stiamo parlando di qualcosa come 7 milioni di euro, quindi una cifra considerevole nel bilancio della Fondazione, e ad oggi pare che questo finanziamento non sia più disponibile. Stiamo parlando delle funzioni, dei rimborsi per quanto concerne gli anni 2011, 2012 e 2013 relativamente alle maggiorazioni tarifarie, rispetto alle quali il documento di bilancio denuncia un forte rallentamento. Se si aggiungono questi elementi a analoghi problemi oggi esistenti, in particolare con la Regione Piemonte, andiamo a determinare un ammontare complessivo di decine di milioni di euro che, almeno dai conti che abbiamo fatto noi, basterebbero oggi per risolvere il problema attuale della Fondazione, che, ripeto, sarà poi risolvibile in termini strutturali quando la stessa deciderà anche quali sono gli ambiti di intervento che intenderà perseguire
da questo momento in avanti alla luce di questi ultimi bilanci. Grazie. Grazie mille, estremamente chiara l'esposizione. Passo quindi la parola a Roberto Gentile in rappresentanza della FIRS. Vuoi parlare Porta? Sentiamo la voce dei medici. Prego. In ordine aveva chissà se nessun problema. No, stavo andando sugli altri per lasciare i medici dopo, ma alterniamoli, non cambia nulla. Tutto sentire. Signori, buongiorno. Io parlo per conto della CIMO ASMA, Confederazione Generale dei Medici Ospedalieri, e per delega cortese dei colleghi della NATO. Mi sentite? Allora, per quanto riguarda l'esposizione fatta dal collega precedente, ritengo una presentazione condivisibile nella sua ampiezza e nella sua totalità. Ci sono alcune situazioni particolari che riguardano la dirigenza medica. Prima di tutto, noi denunciamo la rottura unilaterale di accordi di lavoro e di un contratto che è tuttora vigente pur in regime di prorogazione. Secondo, il recepimento da parte della Fondazione del contratto della sanità pubblica per quanto riguarda la dirigenza medica era compatibile per quanto riguarda le parti economiche, mentre invece tutte le tutele che sono presenti per la parte non economica sono tuttora vigenti per quanto riguarda tutte le varie componenti. Per quanto poi riguarda la dirigenza medica, ci sono moltissimi casi di colleghi che hanno partecipato ad avvisi o a concorsi pubblici, attenzione perché questo è un punto molto delicato e che pone l'amministrazione della Maugeri in grosso difetto, con avvisi o bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta, nelle quali era previsto in modo preciso e puntuale che al vincitore di quel concorso è riconosciuto il trattamento economico previsto per il contratto della sanità. Quindi a questo punto c'è una situazione di mancanza di pacta sum servanda che sostanzialmente è molto grave e pone una situazione di grossa difficoltà soggettiva ed oggettiva nel riprendere i rapporti l'amministrazione. Questo è uno dei punti cardine. Resta poi il fatto che in questo caso ci sarebbe un peggioramento complessivo delle attuali retribuzioni di tutti, compresi i medici, che è assolutamente inaccettabile. Per quanto riguarda le problematiche, a me risulta che alcuni consiglieri regionali hanno posto un'interrogazione alla Presidenza. Vi rimando alla lettura di questa interrogazione. E in questa interrogazione presentata dai consiglieri Nanni, Carcano, Pioli e Macchi hanno sintetizzato in modo molto puntuale e preciso le tematiche che noi poniamo alla vostra attenzione. In quella interrogazione trovate la materia in termini sintetici delle nostre rivendicazioni e dei contenuti che vi poniamo alla vostra attenzione. Quindi la cosa che chiediamo: o revoca o sospensione della delibera di rottura unilaterale dei contratti, e qui c'è un atteggiamento antisindacale quanto mai evidente, e secondo, c'è una lesione di diritti acquisiti vivi, non i diritti acquisiti di gente che percepisce stipendi e per i quali lei è stata assunta con pubblico concorso, che andrebbero in grave perdita. Terzo, faccio presente che la rete delle degenze riabilitative della Fondazione è fondamentale ai fini dell'erogazione dell'assistenza nell'area post-acuta, cioè nell'area riabilitativa, e questo porrebbe problemi gravissimi per quanto riguarda in particolare i disabili anziani e adulti che, sostanzialmente superato il periodo della fase acuta, devono essere trasferiti, mi riferisco alle disabilità motorie eccetera, in regime di ricovero di tipo lungo degenziale o comunque riabilitativo. Attenzione che per quanto riguarda gli istituti di IDR, che sarebbero gli istituti di riabilitazione pubblici o privati, c'è in corso anche in quel settore
una rivoluzione, un cambiamento per cui se a questa crisi delle reti ospedaliere riabilitative si dovesse aggiungere anche la crisi della rete rappresentata dagli istituti di riabilitazione che dipendono dall'assessorato alla famiglia, in questo caso sulla popolazione anziana e più bisognosa si graverebbe una situazione di impossibilità di assistenza e con un'impossibilità da parte degli ospedali di passare le competenze curative dalla fase acuta alla fase post-acuta. Tenete presente anche questo aspetto, perché altrimenti andrete incontro a una situazione verso la popolazione lombarda gravissima. Grazie, buongiorno. Grazie dottor Porta, e quindi passo la parola a Roberto Gentile. Innanzitutto buongiorno a tutti e un sentito ringraziamento ai componenti di questa commissione comunque che hanno dato spazio qui oggi in questa sede all'organizzazione sindacale al fine di portare qui le risultanze di una situazione che sta creando un allarmismo a dir poco sull'intero territorio nazionale, perché come ben sapete la realtà della Maugeri è rappresentata su tutto il territorio nazionale e con riferimento particolare comunque relativamente alla regione Lombardia, con nell'introduzione e nell'esposizione dei colleghi che mi hanno preceduto. Proprio per i contenuti che i colleghi hanno ben rappresentato nei dettagli, io mi sento in qualità di segretario regionale della FIAZ, nonché segretario provinciale di Pavia, di condividerne tutti i contenuti, perché sicuramente sono andati anche negli aspetti più dettagliati, quindi rischierei di essere ripetitivo. L'invito, quindi cerco di sintetizzare il mio intervento con una richiesta, sinonimo di invito a questa commissione per quanto di sua competenza, con riferimento specifico a quello che è l'aspetto dei bilanci che Fondazione Maugeri ci ha rappresentato. Fondazione Maugeri nella sua missiva, mezzo raccomandata, ci portava a conoscenza di una situazione comunque che caratterizzava una situazione di difficoltà relativamente a questi ultimi anni. Una situazione che con molta franchezza però, rispetto a quello che è un passato un po' passato, non è stato mai portato a conoscenza dell'organizzazione sindacale. Quindi ci siamo trovati dall'oggi all'indomani in una situazione di allarmismo dettata dai numeri che appunto sono stati forniti. Vorrei però mettere all'attenzione di voi tutti che proprio con l'inizio dell'anno in corso, la Maugeri rappresentava l'organizzazione sindacale una volontà di partire con una riformulazione in termini di accreditamento in virtù di quelle che sono poi le caratteristiche in termini di richiesta che il territorio comunque avanza. Una volontà quindi di rilanciare Fondazione Maugeri, eravamo soltanto nel mese di gennaio, quindi trovarci oggi con una situazione del genere che prospetta appunto una situazione per la quale voi, ripeto, ne siete venuti a conoscenza, anche con tutte le formalità che sono in questo periodo intercorse. Che cosa chiediamo a Regione Lombardia? Che cosa chiediamo alle istituzioni politiche competenti? Noi chiediamo l'istituzione di un tavolo tecnico, al fine di andare a rivalutare tutti quegli aspetti legati ai bilanci, perché a nostro avviso, attraverso una valutazione, anche in previsione di quello che è la situazione da qui a fine anno, noi abbiamo convinzione di poter rientrare ancora in delle formule e sotto questo aspetto comunque trovate ben predisposte le forze sindacali a dare il loro contributo per quanto di competenza, pur fermo restando la funzione dei ruoli, affinché questa situazione venga ricondotta in quei parametri di accettabilità, affinché questi parametri possano essere accettati, ma accettati attraverso anche quello che chiamava prima il collega D'Arci. Vorrei ricordare che tanti lavoratori si sono trovati a perdonatemi il termine, a transitare proprio nella struttura Maugeri, motivo anche di vanto, nella convinzione comunque che stiamo andando ad operare in un contesto di struttura con un rapporto contrattuale di carattere pubblico. Una situazione del genere sicuramente andrà in scale se non si mettono in luce correttivi una serie di contenziosi che sicuramente non giova a nessuno, sicuramente in primis alla cittadinanza. Quindi una richiesta di un tavolo tecnico al fine di andare a rivalutare tutti quegli aspetti legati ai bilanci con riferimento agli ultimi anni, perché a nostro avviso, ripeto, ci sono quelle condizioni per poter ricondurre ancora la situazione Maugeri
nella condizione più ottimale, come fino adesso lo è stato e l'ho dimostrato. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, estremamente chiara la richiesta. Francesco Signorelli, USB. Grazie Presidente, grazie ai componenti della Commissione Terzi e ai consiglieri che non fanno parte della Commissione ma sono intervenuti, quantomeno ad ascoltare. Apro e chiudo una parentesi, perché ci si dimentica sempre il pregresso di Fondazione. La crisi non è in alcun modo stata generata dai lavoratori, ma una gestione riconducibile all'allegria dei vecchi vertici. Questo va ricordato, perché questo tabù deve cadere. A questo si aggiunge una scelta politico-strategica della Fondazione Mongeri, che nell'immediato non sembra portare risparmi economici per una serie di norme e di regole anche pregresse che ci sono, i dispositivi normativi rispetto alle retribuzioni. La scelta politico-strategica è provata dal fatto che si vuole cambiare mission alla clinica. Io personalmente non trovo un senso diverso a questa operazione, sempre da quello che dicevo prima, per i risparmi che nell'immediato in realtà non si vedono. E questa situazione la si vede anche in altre importanti cliniche sul territorio, in altre strutture assimilabili per mission a Fondazione Mongeri. Queste sono San Raffaele, sono Don Gnocchi, ce ne sono altre. Noi come USB pensiamo, a parte chiaramente la disponibilità a discutere, ad aprire il tavolo, ma per quanto ci riguarda la condizione minima di partenza è quella del mantenimento del contratto della sanità pubblica, perché crediamo fortemente che chi eroga prestazione, o quantomeno si prefigge la missione di erogare prestazioni sanitarie di alto livello, di alta qualità, debba essere trattato come qualsiasi lavoratore del Servizio Sanitario Nazionale. Parlando di Servizio Sanitario Nazionale, anche qui in realtà abbiamo l'impressione che la riforma della pubblica amministrazione non è, giusto per ricordarlo, un cenno, seguendo altre vie persegue gli stessi fini, quindi la contrazione dei salari e la contrazione dei diritti normati dal contratto. Grazie. Grazie mille. Apriamo il dibattito. Ci sono interventi da parte dei commissari. Grazie, se non inizia nessun altro prendo la parola e ringrazio il Presidente anche per l'ospitalità, in quanto io non sono componente della Commissione Sanità, ma ovviamente questa vicenda mi sta molto a cuore perché parliamo anche e soprattutto del territorio da cui vengo e quindi da Pavia, per cui mi sono immediatamente fatta carico delle istanze che da più parti mi sono arrivate immediatamente dopo la notizia dai lavoratori per produrre un'interrogazione di cui sono prima firmataria insieme ai miei colleghi di sanità del gruppo Movimento 5 Stelle, e ringrazio il dottor Porta per l'apprezzamento, perché abbiamo proprio inteso interpretare nella maniera migliore possibile la tutela dei lavoratori in questo caso in cui a nostro parere viene adottata dai vertici aziendali una manovra draconiana, brutale, estremamente invasiva per i lavoratori, non giustificata. Adesso noi sappiamo che l'anomalia che riscontro è che in questo caso sia stata fatta una doppia audizione oggi delle organizzazioni sindacali e domani dei vertici aziendali. Domani vedremo se è confermato il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mongeri e Direttore Generale, quando noi come istituzione Regione Lombardia abbiamo anche la funzione di intermediazione fra le parti, quindi sarebbe stato auspicabile in un'unica interrogazione poter sentire, udire entrambe le parti. Ad ogni modo alcune domande le farò oggi, altre domande ovviamente saranno più focalizzate
sulla dirigenza e le farò domani. Per chiarirci meglio la vicenda, io domando alle organizzazioni sindacali presenti, mi dica lei, Presidente, se posso esporre tutte le domande o se preferisce che ne faccia una alla volta, perché ne ho alcune. No, raccogliamole davvero tutte, anche perché poi potrebbero rispondere anche dei soggetti diversi, almeno poi mettiamo tutto assieme. Benissimo, grazie. Allora, la prima domanda, proprio appunto per farci conoscere al meglio tutta la vicenda, ma anche l'organizzazione interna, come avvengono i tavoli di confronto, se ci sono, eccetera, era capire se all'interno di Mogeri c'è una RSU e nel caso in cui non ci sia, le stime, diciamo, di rappresentatività dei sindacati qui presenti, il numero di iscritti. Unitamente a questo io chiedo alle organizzazioni sindacali presenti se gentilmente possono fornirci un dato che noi stiamo appunto cercando, abbiamo cercato anche all'interno dei bilanci purtroppo senza trovarlo, sul numero di risorse riferito, diciamo, alla sede principale di Pavia del reparto sanitario rispetto alle risorse degli uffici amministrativi. Questo a noi serve per effettuare delle valutazioni su alcune proposte che poi in seguito andrò ad illustrarvi. Chiediamo inoltre, visto che il rappresentante Creston ha fatto riferimento a un business plan che mi dice essere stato presentato gli anni scorsi con una sorta di previsione triennale dalla Fondazione Maugeri alle banche. La domanda era sapere se voi avevate avuto modo di visionare questo business plan e se secondo voi esiste o è mai stato fatto in questi anni un piano industriale articolato. Per articolato intendo per ciascuna delle sedi e all'interno di ciascuna sede per ciascuno dei reparti. Perché quando, a nostro parere, si attuano manovre così invasive, come minimo ci deve essere un piano industriale capillare articolato dietro. Nel caso in cui sappiate se c'è, anche qui, se avete potuto visionarlo, se a vostro parere invece manca del tutto. All'interno della nostra interrogazione, che è stata prima citata dal dottor Porta, noi cerchiamo di avanzare una serie di proposte anche alla luce dei dati che abbiamo ritrovato nei bilanci 2012-2013. Da questi dati emerge, e anche voi lo avete fatto notare chiaramente, che il disavanzo finanziario è dovuto a misure di carattere contingente, quindi straordinario, e che sono fondamentalmente sintetizzabili nella sanzione che ha fatto seguito conseguenza del processo giudiziario, parliamo di 15 milioni di euro, e agli oneri finanziari legati alla rinegoziazione dei mutui accesi con le banche, che chiaramente, visto lo stato di allarme della Fondazione quando emersero i fatti di cui tutti siamo al corrente, hanno ritenuto opportuno evidentemente mettersi a riparo, ma che hanno inciso notevolmente, perché il bilancio si può suddividere in due parti. Nella parte della gestione ordinaria noi rileviamo che, a parte il picco clamoroso del 2011, dal 2012 ad arrivare al 2013 abbiamo una chiusura praticamente in attivo, mentre se poi andiamo a fare l'esame sugli oneri finanziari rinegoziati con le banche, sugli asset e in particolare dal bilancio non evince neanche una visione completa del patrimonio di Fondazione Maugeri, di cui anche vi chiediamo conto, quanto siete a conoscenza, eccetera. Per cui noi avevamo avanzato come prima ipotesi e ci eravamo domandati, abbiamo chiesto all'assessore Mantovani, che al momento è ancora un grande convitato di pietra a questo tavolo perché non si è ancora pronunciato e che spero appunto sieda a questo tavolo domani con i vertici aziendali proprio per rispondere anche alle nostre domande,
ci eravamo chiesti come mai prima di procedere a un taglio all'indennità non si fosse proceduto invece a una vendita, per esempio, degli asset. Abbiamo anche fatto un'altra proposta, e in questo caso perché riteniamo che Regione Lombardia abbia un ruolo fondamentale in questa vicenda, essendo il primo finanziatore di Fondazione Maugeri. Abbiamo proposto, proprio per il fatto che gli oneri finanziari incidono notevolmente sul bilancio, di valutare, ma questo dovrà più che altro essere l'assessore a rispondere, io lo dico perché chiedo ai sindacati se per esempio condividono questa linea, un eventuale subentro di Regione Lombardia ai creditori di Fondazione Maugeri mediante società controllate o partecipate, mi viene in mente Finlombarda, per la rinegoziazione di questi mutui con tassi chiaramente agevolati. Perché abbiamo pensato questo? Perché comunque Maugeri eroga un servizio pubblico essenziale, quindi Regione Lombardia non può sicuramente stare a guardare in questa vicenda per una serie di motivi, anche per questo, a garanzia dei cittadini. Abbiamo poi, e su questo chiedo anche conto ai sindacati, valutato come percorso alternativo. Voi appunto ho visto, preso atto che voi chiedete l'apertura di un tavolo istituzionale. Per i casi che sono stati già citati dal vostro collega di USB, mi viene in mente San Raffaele, mi domando se per esempio sareste disposti a una contrattazione volta a un contratto di solidarietà, magari temporaneo, pensato temporaneamente, che possa comportare un piccolo sacrificio da parte di tutti i lavoratori, ma che non costituisca una manovra strutturale, esattamente come è stato fatto a San Raffaele. E se avete valutato anche contrattare con l'azienda un'armonizzazione dei contratti, cioè un passaggio alla contrattazione sanità privata, però garantendo le indennità e i diritti acquisiti al momento del passaggio, inclusi quindi i permessi retribuiti, inclusi reperibilità e tutto il resto. Un'altra domanda è legata a questo: siccome si è citata la mission di Fondazione Maugeri, nell'analisi dell'operato delle sedi di Maugeri in tutta Italia, noi abbiamo notato un'anomalia nella sede pavese, dove, correggetemi se sbaglio, sembrerebbe che mentre in tutte le altre sedi la mission è volta alla riabilitazione, canale prioritario, nella sede di Pavia c'è una preponderanza dell'acuzie e chirurgia che mi risulta incidere da molto tempo in perdita. Quindi anche qui la domanda spontanea è come mai il management non abbia fatto delle valutazioni in merito, già che su Pavia abbiamo anche un altro IRCS, che è il Policlinico San Matteo, un IRCS pubblico, anche in un'ottica di mutuo scambio e compensazione, laddove abbiamo anche, ne abbiamo tre, infatti citavo l'IRCS pubblico, no, ne sono ben consapevole, sono ben tre IRCS di Pavia, due privati e uno pubblico. E quindi se avete fatto una valutazione anche di questo genere. Ecco, dai bilanci emerge un'altra caratteristica particolare. Innanzitutto è come se questi tagli fossero già stati annunciati all'interno della relazione del bilancio 2013, dove più volte, se voi andate a leggere la relazione, si parla chiaramente di manovra tesa a tagliare le indennità del costo del lavoro. Allora, la mia domanda è, siccome questa documentazione è scritta e attestata dalla relazione al bilancio 2013, immagino che la notizia recente non possa avervi sorpreso, perché una criticità era già segnalata nel bilancio. Allora mi domando se da allora, cioè dal deposito del bilancio 2013, dove già si paventava di voler andare in direzione di un taglio alle indennità, le organizzazioni sindacali sono state convocate, se avete fatto degli incontri con la dirigenza
o se invece la dirigenza si è rifiutata di incontrarvi e confrontarsi in merito a delle naturali domande che immagino i sindacati abbiano immediatamente rivendicato dopo aver letto questa relazione. Domando anche se eravate a conoscenza del fatto, e anche questo per noi è stato sorprendente, che all'interno dei bilanci 2012-2013 Fondazione Maugeri, dopo l'azzeramento dei vertici avvenuto per noti fatti di giudiziari il 13 aprile 2012, ha provveduto in maniera virtuosa peraltro, almeno questo attestano i bilanci, io mi baso sui bilanci, ad effettuare degli accantonamenti in bilancio sia per le eventuali sanzioni finanziarie derivate dal processo giudiziario, sia per i tagli della Regione Lombardia. Erano stati presi in considerazione. Quindi mi domando se eravate a conoscenza anche di questi accantonamenti. Concludo facendo riferimento sempre alla domanda relativa al personale, per dirvi questo, con una, diciamo, un'ultima domanda su un tema che al Movimento 5 Stelle sta sempre molto a cuore, quello della partecipazione alla gestione aziendale. Allora, in queste settimane io sono stata contattata da molti lavoratori della Fondazione, sia personale infermieristico ma anche dirigenti di unità operative. Quello che è emerso dai colloqui che ho fatto con queste persone, e mi riferisco in particolare alla dirigenza, è stato che non c'è assolutamente da parte dei vertici alcun coinvolgimento nella partecipazione, nella gestione aziendale nei confronti della dirigenza, la quale sembrerebbe, io ripeto, questo mi baso sui colloqui che ho avuto, che gli ordini vengano calati dall'alto senza sentire i principali, diciamo, le principali figure che in quanto dirigenti di unità operative conoscono molto bene e possono riportare le eventuali criticità o virtuosità del proprio reparto. Se questo fosse vero sarebbe molto grave, perché a questo punto emerge che Fondazione Maugeri non si confronta con le organizzazioni sindacali, non risponde alle organizzazioni sindacali, ma quel che è peggio non si confronta neanche con il personale dirigente. E quindi mi domando come è possibile fare un piano industriale articolato senza prendere in considerazione anche un confronto diretto e coinvolgere direttamente queste parti. Grazie. Grazie consigliera Nanni. Ha chiesto di intervenire il consigliere Villani, che ringrazio anche lui per la visita in nostra commissione. Ringrazio lei Presidente per aver fatto parte della commissione. Sentito di partecipare e anche di dare il nostro contributo a questo incontro, naturalmente con una serie di considerazioni e anche di domande, poi invece credo che ci sarà un'altra fase anche dopo l'audizione. Ci sarà un'altra fase anche dopo l'audizione di domani, dove la Commissione e più in generale la Regione Lombardia dovrà occuparsi di questo problema. Io innanzitutto volevo ringraziare i lavoratori della Maugeri e il movimento sindacale che si è impegnato in queste settimane dopo l'annuncio del possibile cambio del contratto di lavoro, perché credo che vada preso ad esempio come modalità di impegno su queste grosse questioni di carattere sociale che riguardano i posti di lavoro, ma che riguardano tanti utenti e riguardano il comparto sociosanitario della provincia di Pavia e non solo della provincia di Pavia. Noi abbiamo verificato un grande senso di responsabilità da parte del movimento sindacale, da parte dei lavoratori, che fin dal primo momento hanno teso a dare un contributo per affrontare questa emergenza. Poi verificheremo sempre in fondo la vericità fino in fondo, ma comunque questa emergenza che si è determinata nei rapporti della Maugeri. Abbiamo assistito ad un impegno che ha teso
coinvolti, non ha tenuto assolutamente la questione chiusa all'interno della Mongeri, all'interno del ragionamento sui contratti e sugli stipendi, ma che ha chiesto coinvolgere prima di tutto gli utenti, poi l'intera collettività della provincia di Pavia, e quindi sviluppando un ragionamento di territorio molto importante, perché effettivamente il comparto sanitario e la Mongeri in provincia di Pavia rappresentano un punto importante di occupazione, ma soprattutto un punto importante per quanto riguarda il rapporto con utenti, malati, che viene riconosciuto da tutti come un punto di grande valore. Grazie proprio a operatori, lavoratori, persone impegnate all'interno della Monte. Il fatto che ci sia stata un'assunzione di responsabilità, contribuendo anche con la riduzione del costo del lavoro, contribuendo con un impegno serio da parte dei lavoratori e con un atteggiamento molto responsabile del sindacato, credo che sia un fatto che deve essere tenuto in grande considerazione per lo sviluppo della nostra iniziativa di adesso. Anche perché ci si è limitati a chiedere con forza, con determinazione, anche con la raccolta di firme, anche grazie alle audizioni che sono state già sviluppate alle istituzioni pavese, che io insieme al consigliere Girelli, insieme agli altri consiglieri di questa commissione abbiamo chiesto, non solo abbiamo sollecitato, abbiamo chiesto anche domani sentiremo, ma ecco, al di là di è stato chiesto con forza, dicevo prima, ma si è voluto capire, si vuole capire se non ci sono altre alternative rispetto alla questione del cambiamento del contratto di lavoro e quindi dell'annullamento del contratto di lavoro. Ad esempio, è stato posto il problema delle consulenze esterne, ben sapendo che ci sono una parte di queste consulenze che forse devono rimanere, ma forse ce n'è una parte, un'altra parte di queste consulenze che possono essere riviste, anche in parte tagliate. C'è una questione di altre voci di bilancio che sicuramente possono essere valutate, e io credo che si debba partire da qui, si debba partire dalla considerazione e dalla valutazione se non esistono altre strade, se non esistono altre strade prima di arrivare alla proposta estrema di cambiare il contratto, di tagliare gli stipendi attraverso una decisione che non avrebbe facilmente un ritorno, no? Che non avrebbe facilmente un ritorno di cambiare. Quindi credo che questo dato, di questa situazione specifica, vada considerato molto seriamente, perché credo che questo dato sia un dato molto importante, un patrimonio anche di rapporti che si è costruito in queste settimane e che può dare un contributo a risolvere la situazione. E io credo che ci siano le possibilità per riaprire e per risolvere questa situazione. Naturalmente va bene il tavolo che è stato proposto dal movimento sindacale, credo che noi dobbiamo valutare i paletti anche che sono stati proposti per quanto riguarda questo e cioè partire da lì. Dopodiché vorrei fare alcune domande, poi ripeto, ci torneremo. Prima domanda, si dice che Mongeri sta aspettando dalla regione ancora dei contributi, dei soldi sulla legge d'accoglienza, sulle attività tarifarie, no? C'è la questione dell'ospedale di Tradate, è stato accennato la ragione per la quale questi soldi non arriverebbero, no? Facendo la modalità di appalto, eccetera, eccetera. Ma la domanda è, a questo punto, visto che questo ospedale è stato costruito e ci sono i posti di letto a disposizione, non è il caso di pensare di trovare una soluzione a
no? E quindi cercare un percorso che possa garantire l'erogazione di questi fondi che potrebbero dare, dare respiro. Quindi credo che insomma, la Regione Lombardia possa sviluppare un'azione anche da questo punto di vista. Naturalmente poi abbiamo altre domande molto precise che faremo domani mattina, che faremo in modo molto articolato e molto puntuale, perché un argomento che veniva utilizzato anche prima dal collega Nanni certamente va posto alla dirigenza, che è quello del piano dei progetti futuri, in modo particolare del piano industriale. Noi sappiamo che non esiste e sappiamo anche che è davvero singolare che si proponga il taglio degli stipendi in questo modo senza avere un atteggiamento di grande trasparenza nei confronti del futuro di questa progetta. È evidente che di fronte a una situazione di questo tipo ogni domanda diventa legittima sullo sbocco finale di questa vicenda e anche sulle reali intenzioni della dirigenza. Quindi è chiaro che si ragiona ponendo alcuni punti fermi, ma si ragiona soprattutto sulla base di un atteggiamento di grande trasparenza, perché bisogna capire dove si vuole andare. Naturalmente l'obiettivo deve essere quello di salvaguardare questi posti di lavoro, di salvaguardare questi stipendi dei lavoratori, perché salvaguardando questo si salvaguarda un servizio che è veramente molto molto importante, non solo per la provincia di Pavia ma anche più in generale. Grazie. Grazie Monsignore Villani, ci sono altri interventi? Presidente Cirelli, prego. Cerco brevissimamente, anche perché il collega Villani, ma anche prima la collega Nani, hanno ben evidenziato le problematiche sul campo. Voglio solo sottolineare un aspetto. Innanzitutto ringrazio il Presidente Rizzi di aver accolto in tempi brevissimi la possibilità di avere questi due incontri oggi con i rappresentanti dei lavoratori, domani veramente mi auguro con la proprietà. Perché si tratta di un fatto ingente, ma vorrei anche sottolineare, soprattutto nell'incontro di domani, l'importanza di richiamare la proprietà ad un rapporto diverso e di maggior correttezza anche con la Regione Lombardia. Che vorrei ricordare all'indomani delle note vicende della Maugeri anche l'atteggiamento molto responsabile avuto da tutte le componenti politiche del Consiglio regionale, che di fronte anche ad alcune scelte non facili, rispetto a quanto era avvenuto, ha comunque voluto mettere in risalto la difesa dei posti di lavoro e il servizio dato ai cittadini, evitando di scegliere una strada anche molto più semplice della semplice demonizzazione, denuncia di fatti che erano avvenuti e quant'altro. Questo però esige anche da parte della Maugeri un'assunzione di responsabilità e di correttezza nei nostri confronti, che implica, a mio modo di pensare, domani chiaramente l'occasione di avere da loro ogni chiarimento su quanto avvenuto, mi verrebbe da dire anche la necessità di mettere in atto delle forme di maggior controllo su quelle che sono le dinamiche e le scelte, per non trovarci a ricorrere a situazioni emergenziali che magari conosciamo per i contatti con il mondo dei lavoratori, ciascuno per la sua parte provinciale, per leggiamo sul giornale peggio ancora, perché la stessa responsabilità che abbiamo noi credo che dobbiamo pretenderla da chi in questo momento appunto governa la Maugeri, perché di certo tutta questa vicenda, io vorrei sottolineare questo metodo, questo modo, questo non avvisarci, questo non proprio compartecipare eventuali difficoltà, disagi ulteriori, prendere delle decisioni in maniera così molto molto autonoma, che poi tocca sempre comunque noi andare a ricorrere, cercare di risolvere, da questo punto di vista magari anche dobbiamo chiedere la pretesa. Io mi scandalizzerei molto se domani per esempio la proprietà decidesse di non venire, e penso che in questo caso la Regione Lombardia dovrebbe assumere un atteggiamento particolarmente duro nei confronti della proprietà stessa, una cosa che mi auguro ovviamente non avvenga, perché voglio sperare che possa esserci la seconda parte dell'incontro di oggi per poter poi giungere ad una conclusione il più possibile soddisfacente. Scusi,
volevo solo integrare un'informazione che... Però aspetta, prenda un microfono, se no non viene registrato nulla e non serve. Prenda un microfono, si presenta, così registriamo e ci racconta. Salvatore Santo Fiers, provincia di Varese. Agli aspetti contrattuali che ha citato il dottore, volevo integrare che non solo ci sono stati bandi di concorso per i medici, ma è stata attivata la mobilità tra aziende del settore pubblico e la Fondazione Maugeri. Questo ha comportato che alcuni colleghi, alcune persone che operavano in strutture pubbliche e avevano un contratto pubblico, incentivati dalla Fondazione Maugeri, hanno fatto bando di mobilità e sono andati a lavorare in Fondazione Maugeri. Quindi hanno sottoscritto un contratto individuale sulla base di una mobilità volontaria, incentivati dalla Maugeri a avere le stesse prerogative contrattuali che avevano in essere nelle strutture pubbliche, con anzi integrazioni contrattuali finalizzate a recuperare personale già formato, esperto, che ha comportato per la Maugeri un risparmio notevole di dispendio economico e di risorse, determinato dal fatto che questo personale era stato formato alle strutture pubbliche. E quindi è un elemento, a mio parere, da non sottovalutare, da discutere domani con la dirigenza della Maugeri, perché laddove è stato stipulato un patto di carattere contrattuale, io non penso che così di punto in bianco, su basi che ancora oggi non sono dimostrate, perché come hanno detto coloro i quali mi hanno preceduto e non sto qui a ripetere, in modo unilaterale e su basi non ancora chiare si voglia incidere solo ed esclusivamente sul personale. Io non vedo tagli da altre parti. I tagli che ci sono sulle consulenze sono irrisori rispetto ai tagli che sono sul personale, le dismissioni di aree, la riqualificazione o comunque la rivalutazione di aree che sono in perdita non sono state per niente considerate. A me sembra veramente una decisione d'imperio che è tendente a andare verso un obiettivo che è contrario anche alla mission della Maugeri. La Maugeri è un IRCCS, non è un ente privato qualsiasi, e nella mission ha il pareggio di bilancio, non ha, è una fondazione, non è paragonabile ad altre strutture pubbliche. Quindi il fatto paventato di aderire a un contratto che è un contratto di tipo privatistico, di un'organizzazione, di un'associazione alla quale neanche la Maugeri appartiene, lascia pensare. Grazie. Benissimo, anche questa ulteriore precisazione credo che sia assolutamente doverosa sul concetto della mobilità e dell'assimilazione rispetto al pubblico, che oltre ai bandi di concorso di cui sentiamo prima, anche la mobilità è un ulteriore dato che va in questa direzione. Se non ci sono altri interventi da parte dei commissari, io passerei la parola agli intervenuti per la replica. Sicuramente sono stati chiamati in causa Crestone, Gentile, poi se qualcun altro ha qualcosa da aggiungere sicuramente porta, idem. Una precisazione la faccio io perché probabilmente è scappata nella relazione iniziale. Da quando dovrebbe decorrere questa modifica? Primo ottobre. Non è stato detto per il verbale, lo sappiamo, lo so. Nel passare la parola sottoscrivo totalmente il ragionamento fatto dal Presidente Girelli, perché chiama in causa ovviamente il rapporto con Regione Lombardia per le motivazioni che lui stesso ha esposto, e non oso nemmeno pensare al fatto che domani mattina la proprietà possa non presentarsi nella commissione consigliare che l'ha convocata.
anche perché è già stata ventilata l'ipotesi in alternativa la settimana successiva di ricevere la nostra visita, e questo credo che possa essere un pochino meno piacevole, per cui auspico che il buon senso possa avere la prevalenza. Ricominciamo il giro di prima. Cristo, ci parleremo dopo dentro. Non so se sarò promosso dalla consigliera Nanni perché ha fatto una sfilza di domande, però cerco di rispondere molto brevemente per non perdere tempo. C'è la RSU, prima domanda. Allo stato attuale c'è la RSU nel centro di Montescano. Non c'è la RSU nel centro di Pavia, dove invece agiscono le RSA, le rappresentanze sindacali aziendali. Alla seconda domanda, di misurare la presenza sindacale, non so se gli altri, se i colleghi lo faranno. Per quanto mi riguarda, l'unica cosa che posso dire è che la presenza sindacale è assolutamente significativa. Sia per quanto concerne l'area del comparto, sia per quanto concerne l'area medica e dirigenziale. Aggiungo il fatto che in tutti questi anni mi pare di poter dire a nome di tutte le organizzazioni sindacali che c'è stato da parte delle stesse sempre in tutte le occasioni un atteggiamento molto responsabile, non solamente in questa occasione. Fino ad oggi. Per quanto concerne l'incidenza della parte sanitaria nel contesto e della parte amministrativa, è chiaro che la parte sanitaria è assolutamente preponderante rispetto ad un apparato amministrativo che in questo momento non possiamo dire quanto incida, anche perché abbiamo chiesto e stiamo aspettando di avere i dati relativi ai centri di costo, che è un elemento fondamentale, oltre che naturalmente i bilanci che già abbiamo, per capire dove effettivamente si può andare ad incidere senza lanciare delle parole che poi non possono essere verificate. Il business plan l'abbiamo ricevuto 2 anni fa, è stato consegnato a tutte le organizzazioni sindacali, quindi ne abbiamo presa visione allora, fu anche presentato in un incontro con le organizzazioni sindacali e in qualche modo, per quanto possibile, discusso. Non c'è un piano industriale, questo è un aspetto che naturalmente in una situazione di questo genere va evidenziato. È chiaro che, essendo questa una realtà sanitaria, non parlare di piano industriale va messo tra virgolette. Diciamo che innanzitutto non c'è un POA. Se vogliamo raffrontare questa realtà ad altre realtà sanitarie, non c'è un POA. L'abbiamo chiesto, le organizzazioni sindacali, comparto e area medica, lo hanno chiesto 1 anno fa, sappiamo che ci stavano lavorando da tempo, da mesi. Devo dire che il parto è stato molto, non è ancora avvenuto ed è molto elaborato, perché capiamo che le aziende sanitarie pubbliche i POA li fanno ormai da diversi anni e quindi è molto più facile. Una realtà come questa non l'ha mai fatto, però francamente far passare così tanto tempo da quando è stato fatto l'annuncio ad oggi lascia pensare. Comunque, se per piano industriale intendiamo innanzitutto il POA, questo non c'è ancora. Se poi intendiamo un documento o comunque delle linee di indirizzo per quanto riguarda la mission della fondazione, ad oggi noi non siamo a conoscenza che ci sia un documento di questa natura. Dopodiché conosciamo quali sono le caratteristiche della fondazione, le richiamava prima il dottor Porta, stiamo parlando di uno dei più importanti
di una delle più importanti realtà della riabilitazione del territorio nazionale, quindi quella è la mission principale. E mi aggancio a questo rispetto alla domanda che veniva fatta relativamente a quanto ci risulterebbe di eventuali perdite di alcuni ambiti di intervento di alcuni settori, in particolare a Pavia. La mission principale è la riabilitazione. Quasi tutti gli istituti lombardi e nazionali sono istituti di riabilitazione. Solo Pavia accorpa, oltre che la riabilitazione, anche gli acuti. Questa è una caratteristica specifica della clinica Maugeri di Pavia, rispetto alla quale caratteristica nessuno di noi, almeno organizzazioni sindacali, ha mai messo in discussione l'attuale assetto. Se poi vogliamo riferirci a quelle che sono le eventuali perdite in termini di ricavi, questi sono presenti, però vorrei con altrettanta chiarezza evidenziare il fatto che se andate ad analizzare quali sono le perdite e i ricavi di tutti i centri di riabilitazione, quindi non acuti, le perdite sono altrettanto evidenti. Quindi il tema non è come mai c'è una perdita in alcuni settori e non nella riabilitazione. Le perdite ci sono sia nell'ambito della riabilitazione sia nell'ambito degli acuti a Pavia e in moltissimi altri centri della Fondazione. Non so se sono stato chiaro. C'è un problema infatti di calo dei ricavi, oltre alle i punti che sono stati evidenziati da lei anche nel documento che ho letto adesso velocemente. C'è una problematica di carattere finanziario rispetto all'esposizione bancaria e al peso che hanno gli oneri finanziari nell'ammontare complessivo delle perdite. Ci sono altre problematiche, ma tra queste c'è anche un evidente calo dei ricavi che è progressivo nel tempo, dal 2011 ad oggi. 2011, 2012, 2013 sono stati 3 anni che si sono chiusi a consuntivo con un calo significativo dei ricavi, che è uno dei motivi che l'azienda ha evidenziato per giungere alla decisione di cui ci ha dato comunicazione. Di un'eventuale vendita di asset siamo venuti a conoscenza per la prima volta dopo aver letto la relazione che accompagna il bilancio 2013, dove c'è un riferimento a questa eventualità. Nessuna trattativa sindacale, nessun incontro di carattere sindacale ha mai paventato da parte della Fondazione una volontà di questo tipo. Anzi, in questi ultimi 2 anni la Fondazione ha sottolineato come, nonostante quanto accaduto in questi 2 anni, in questi ultimi 3 anni, in particolare in Sicilia, la Fondazione ha attivato nuovi servizi e nuovi interventi nell'ambito della riabilitazione. Per ultimo, per quanto concerne la partecipazione, in particolare della dirigenza, quello che io posso dire è che è stata fatta una richiesta circa un anno fa da parte delle organizzazioni sindacali mediche affinché venisse costituito un organismo analogo a quello che è previsto nell'ambito delle aziende pubbliche, per consentire la partecipazione anche della dirigenza, in particolare la dirigenza medica, a quelle che sono le scelte strategiche. La Fondazione non è mai stato attivato. Quello che posso dire, almeno così risulta al sottoscritto, che incontri, riunioni con in particolare i primari della Fondazione, almeno a Pavia e a Montescano, ci sono stati, non possiamo dire che non ci siano stati.
Naturalmente sono due cose molto diverse. Un conto è una partecipazione attraverso organismi deputati a più o meno elettivi, deputati a consentire o valorizzare la partecipazione dei medici a quelle che sono le scelte strategiche dell'azienda. Altra cosa è l'incontro che l'azienda effettua convocando in particolare i primari, che rientrano nell'ambito di quelle che sono le prerogative strettamente aziendali. Concludo sottolineando ancora una volta un passaggio che aveva fatto anche lei rispetto agli aspetti economici e a quanto ammonta il credito in particolare da Regione Lombardia, che almeno dai dati che abbiamo a disposizione è assolutamente significativo, come peraltro quello di altre regioni, ma in particolare della Lombardia, perché è quello più consistente, almeno così a noi risulta. E da un passaggio che è stato fatto nei giorni scorsi da parte di un assessore regionale con il quale abbiamo avuto un incontro, è stato evidenziato come l'aspetto relativo alla causa civile che è in corso e che vede la Regione Lombardia come possibile soggetto coinvolto che potrebbe naturalmente ottenere un risarcimento da parte della stessa fondazione, non vorremmo che ci fosse un legame tra questi due aspetti, cioè tra quello che ci potrebbe aspettare la Regione Lombardia nell'ambito di questa vicenda giudiziaria e quelli che sono gli attuali crediti che la fondazione vanta nei confronti della fondazione. Scusi Presidente, posso ricordargli due punti a cui non mi ha dato risposta, che per noi sono anche fondamentali. Se condividete appunto la proposta che abbiamo fatto eventualmente di coinvolgere la Regione Lombardia attivamente nel subentrare ai creditori mediante enti partecipati o controllati da Regione Lombardia per la questione relativa agli oneri finanziari, e se avete preso in considerazione un contratto di solidarietà temporanea o una proposta di armonizzazione. Velocissimo, sul primo punto, non, naturalmente una, tutte le iniziative, le azioni che la Regione Lombardia può eventualmente fare per ridurre o cancellare quello che è l'attuale situazione di deficit per quanto ci riguarda sono assolutamente considerate come benvenute. Dopodiché dal punto di vista tecnico non lo so cosa effettivamente può fare Regione Lombardia. Credo che innanzitutto sarebbe opportuno che Regione Lombardia prendesse in considerazione quanto di sua stretta competenza, cioè quanto è dovuto da Regione Lombardia alla stessa fondazione e quanto può essere eventualmente, in che termini può essere risolto il problema del finanziamento per la ristrutturazione di Tradate. Poi sul resto naturalmente non mi esprimo. Sulla questione di eventuali accordi di solidarietà, noi siamo stati molto chiari fin dall'inizio il confronto si è attivato con la fondazione, quindi non si è mai chiuso, non si è mai fermato. Noi abbiamo detto chiaramente che dopo aver verificato i bilanci, dopo aver verificato quali sono le condizioni reali, ma vogliamo che però ci vengano messi a disposizione tutti i dati per poter effettuare questo esame. Se dovessimo verificare come organizzazioni sindacali che esistono problematiche di quella natura, almeno credo di poter interpretare l'opinione di tutte le organizzazioni sindacali, sicuramente non vorremmo che fossero messe
in crisi gli attuali livelli occupazionali. Quindi da quale potrebbe essere la soluzione tecnica? Da questo punto di vista oggi non siamo in grado di esplicitarlo. Quella è una delle possibili opzioni, ce ne sono moltissime altre, che non mettono in discussione innanzitutto il contratto collettivo nazionale applicabile e che possono essere, nel caso fossero necessarie, delimitate nei tempi e nelle loro entità. Grazie. Si è chiesto di intervenire la signora Rottoli di USB per una risposta a uno dei quesiti della Nanni. No, no, lei era già segnata tra quelli che dovevano intervenire. Io mi permetto solo di intervenire parzialmente su questi ultimi due quesiti che la consigliera Nanni ha posto. Credo che sia tecnicamente impossibile intervenire su questi due punti, perché mi sembra che siano due vicende in cui c'è in atto una vertenza giudiziaria, quindi credo che sia proprio legalmente impossibile, potremmo verificarlo. Non sono un esperto del settore, ma credo che questo sia veramente impossibile fino a nuove determinazioni della magistratura. Prego. Premesso che Fondazione non ha mai dato i bilanci, quindi non potevamo essere a conoscenza né dei buchi eventuali, né di come erano spesi, né tantomeno che avevano già previsto un taglio del costo del personale. Rispetto alla proposta di contratti di solidarietà, mi sembra abbastanza prematuro. Intanto devo dimostrarci che questa crisi c'è ed è reale, perché attualmente non l'hanno ancora dimostrato. Secondo, dobbiamo capire perché devono essere i lavoratori a pagarla questa crisi. Quindi, se la Regione vuole intervenire, c'è un modo per intervenire. Subentri alla Fondazione Maugeri, lo faccia diventare un ente pubblico, perché di questo stiamo parlando. Sono soldi pubblici e Maugeri deve rendere conto alla Regione di come usa i soldi pubblici, che sono dei lavoratori, dei cittadini e di Regione Lombardia. Quindi, per me, in questo momento è prematuro parlare di contratti di solidarietà, che ci dimostrino che così c'è e che l'hanno generato i lavoratori. Mi pare che ci è dimostrato invece un altro genere di crisi. Una gestione allegra, per usare un eufemismo, ma la magistratura sta ancora intervenendo. Per noi in questo momento prima vogliamo chiarezza, quindi devono retrocedere da questa scelta unilaterale, si va ad un tavolo, si dimostra che la crisi c'è ed eventualmente si può anche trovare poi insieme le soluzioni per trovare una via d'uscita. Grazie. Dottor Porta, prego. Allora, per quanto riguarda i contratti di solidarietà, ritengo che in questo momento, dato che non c'è problema di esuberi, è uno strumento che resta sul fondo dello scenario, qualora fosse. Secondo, per quanto riguarda il piano industriale, dobbiamo tenere presente che la Maugeri è presente in più regioni e si trova di fronte a progetti o a programmi sanitari differenti regione per regione. Quindi il discorso della mission si può definire, ma poi nelle varie realtà e a seconda anche delle dotazioni di posti letto che è in convenzione con le Puglie, col Piemonte, in Sicilia, eccetera, il discorso non è facile, anche fare un po', si può fare un po' struttura per struttura. Per quanto riguarda il problema che citava il collega Cresson sul problema dei disavanzi, per quel che mi risulta, alcune strutture più piccole hanno situazioni in equilibrio rispetto al altra cosa, raccomando a tutti i consiglieri, scusate, sono più vecchio credo in termini assoluti qui dentro, di acquisire tutte le informazioni sulla natura giuridica di questa fondazione, rifacendosi agli statuti, dal primo all'ultimo, perché è stato modificato più volte, tenendo anche conto dei legami che intercorrono tra la fondazione, gruppi privati e la stessa Università di Pavia. Attenzione, procedete coi piedi di piombo, perché è una situazione terribilmente scivolosa. Scusate se mi permetto, conosco la cosa perché io nel tempo ho sempre lavorato da 50 anni nella riabilitazione e la Maugeri dal punto di vista riabilitativo è cresciuta mentre io operavo in quel campo. Ecco, queste sono alcune quelle cose che lei chiedeva a noi. E deve chiedere a quei signori, sì, io perché io come sindacato sul problema dei bilanci posso avere il diritto all'informazione, ma quello che c'è scritto, e specie andare a domandare perché è scritto in quel modo, non posso chiederlo, anche perché se lo chiedo mi possono o non rispondere oppure rispondere come cacchio vogliono. Grazie.
scusi Presidente, solo per dirle che è chiaro che le domande più ficcanti saranno fatte a chi di dovere domani, però per noi era molto importante anche avere le vostre risposte, perché proprio alla luce della vostra risposta, no, non c'è stato un confronto, sì, c'è stato un confronto, l'ho visto, lo sapevo, non lo sapevo, noi possiamo anche meglio argomentare con i vertici in vostra assenza. Io quello che le posso dire è che nel mese di giugno abbiamo avuto come organizzazioni sindacali a Pavia degli incontri più volte per quanto riguarda la regolarità, non rimane traccia di nulla. Scusa. Non è che voglia cancellare, perché abbia di quello che dico suo e del nostro interesse. Volevo dire questo, che nel mese di giugno abbiamo avuto come organizzazioni sindacali mediche degli incontri per quanto riguarda la regolamentazione della libera professione intramedia. In questi incontri, che non erano fatti con l'usciere, ma erano fatti con la controparte, che non era il consiglio d'amministrazione, perché il compito suo è dopo, non ci hanno assolutamente accennato niente di questi problemi che sono venuti fuori all'improvviso con il caldo di luglio, d'accordo? E noi siamo stati completamente tagliati fuori da ogni contrattazione. I patti che questa gente ha sottoscritto li ha completamente stracciati, ignorandoli completamente. Quindi nell'andare a un tavolo di trattativa si può andare, ma però bisogna che la situazione almeno sia congelata, non congelata sugli accordi sindacali, con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione che o che revoca o che almeno sospende o rinvia l'esecutività del provvedimento. Questa è una condizione fondamentale, perché se no noi ci rimettiamo alla faccia contro il resto. No, ma la situazione credo che sia ormai assolutamente chiara e delineata. E la seconda puntata di domani mattina dovrebbe chiudere davvero la questione, almeno dal punto di vista informativo, bisognerà capire un attimino come procede. Gentile, aveva qualcosa da replicare? Presidente, sinceramente con le ultime parole qui del dottor Porta penso che si possa riassumere la situazione che rispecchia il reale, perché effettivamente anche l'organizzazione sindacale, relativamente a quello che è un trascorso, come io richiamavo nel mio intervento precedente, hanno dato sempre una parte in termini di contributi, in termini propositivi. In questa ultima fase comunque ci siamo sentiti presi in giro, e dietro di noi comunque tutti i lavoratori, perché effettivamente in quel contesto operativo, mi creda, cioè ognuno comunque ha fatto vanto in termini di appartenenza a quella struttura. È vero quello che è stato richiamato prima, perché questa realtà della Mogherini presente su tutto il territorio nazionale rappresenta delle risultanze diverse. Pavia ha la sua peculiarità perché ingloba diverse specialistiche, d'accordo, ma questo non vuol dire che nel momento in cui c'è una situazione che si fotografa con quel tipo di condizioni finali, non si va attraverso quel tavolo di concertazione davvero di ricercare, io dico sempre pur sempre nel rispetto di ruolo, una soluzione, ma una soluzione che davvero salvaguardi tutti. E proprio mai come in questo momento, quel richiamo, quella richiesta che le si faceva prima qui a livello di Regione Lombardia di istituire doverosamente un tavolo tecnico per tutte le valutazioni, diventa, come dire, un aspetto di fondamentale importanza. Io ringrazio ancora tutta questa commissione, tutti voi, e spero soprattutto che su Pavia già da oggi possa arrivare un segnale da parte di Regione Lombardia affinché davvero c'è una volontà di riportare in serenità questa situazione. Non mi permetto di aggiungere altro, e sicuramente rimaniamo in attesa tutti quanti noi con quella sensibilità che sicuramente ognuno di noi, per il ruolo che ricopre nell'ambito della società, all'interno di questa società, possa davvero dare dei segnali concreti, perché penso che questo è arrivato il momento di cominciare a dare dei segnali concreti affinché da qui a fine anno si possa arrivare a qualche condizione di far ritornare indietro questa posizione. Grazie. Io vorrei chiedere al Presidente non un addio, ma un arrivederci. Aspetti che poi concludo. Certo. Signore Eli, aveva qualcosa da aggiungere? No, se vuole l'aggiungo. No, non è obbligatorio e non è nemmeno vietato. No. Niente, mi ricollego rispetto agli statuti, ma veramente due parole, e ai regolamenti, perché in realtà è importante anche il regolamento generale di Fondazione Mogherini. Noi abbiamo sempre scoperto, per i buoni rapporti che abbiamo sempre avuto con la dirigenza, un anno dopo il nuovo statuto dall'approvazione
dalla delibera da parte del CDM. Ci è stato dato durante un tavolo di trattativa a un anno dall'approvazione e casualmente l'azzeramento anche del regolamento generale a cui spesso lo statuto fa riferimento. Quello la settimana scorsa lo abbiamo saputo, per dire la correttezza poi dei rapporti che Fondazione ha mantenuto in questi mesi con noi i rappresentanti dei lavoratori, molto corretti, perché in realtà non ci si dimentichi che noi non abbiamo il contratto firmato dal 2009, quindi penso che dal punto di vista economico una grossa fetta di salario l'abbiamo già persa, non percependola. Grazie. Presidente, posso? Galetti Andrea, Will FPL. Sempre per la sì, certo. Io volevo porre alla vostra attenzione la delibera regionale 3856, dove dice chiaramente che se l'azienda ha una continuità aziendale, i contratti vengono firmati. Se l'azienda non ha la continuità aziendale, i contratti non vengono firmati. A noi risulta che al momento l'attività aziendale non ci sia, la continuità. Pertanto, visto che voi domani vedete la proprietà, noi chiediamo ufficialmente di richiedere, a parte della terza commissione, la revisione della Price, che è la ditta che registra i bilanci di fondazione. La ringrazio. Sì, non è nostra facoltà in questa fase, chiaramente. Io rispondo con una battuta al professor Porta per chiudere un attimino la giornata. Non le dico arrivederci o addio, o meglio, spero di dirle addio e magari trovarci in altre sedi, perché l'arrivederci vorrebbe dire che ci dobbiamo vedere in qualche altra sede, come dicevamo prima, perché la proprietà non si presenta o fa quant'altro, perché credo che con questo e con l'audizione di domani mattina il compito esclusivo della commissione consiliare sia esaurito. E quindi non sarà con noi che vi dovete rivedere, ma sicuramente, e mi sento già di dirlo a metà del percorso, quindi prima ancora di avere sentito o non sentito la proprietà domani mattina, a questo punto non dico che sia indifferente, ma mi lascia molto, mi fa venire molto meno il mal di pancia rispetto a prima, che in questo caso ci sono certamente tutta una serie di dati oggettivi per far sì che Regione Lombardia non possa ma debba assolutamente intervenire in questa vicenda e la Commissione Sanità sicuramente ha la competenza per stimolare la Giunta a farlo. Chiameremo in causa anche la Commissione Attività Produttive, perché comunque non stiamo parlando di sanità, anzi come competenza è forse più il lavoro rispetto alla sanità, perché congiuntamente si invitino i relativi assessori a farsi promotori di questo tavolo a cui faceva riferimento Gentile, a cui faceva riferimento più o meno tutti, che io non vedo come un tavolo tecnico, però, cioè non può essere un tavolo che si ferma alla valutazione del bilancio se è giusto, se è corretto, se è sbagliato, se ci sono margini o se non ci sono. Deve essere un tavolo di concertazione vera, dove partendo dall'analisi, sposo molto la teoria Girelli da questo punto di vista, partendo certamente dall'analisi tecnica del bilancio, andando a capire se è giustificato o non è giustificato l'intervento sui salari, se ci sono delle alternative e quant'altro, ma che possa essere davvero il punto di partenza per un ragionamento a 360 gradi con tutti gli elementi che sono usciti oggi per arrivare sicuramente a una soluzione, partendo dal presupposto che Regione Lombardia non può non intervenire in una situazione di questo genere, perché stiamo parlando di una realtà con delle dimensioni, con delle caratteristiche qualitativo-scientifiche, con una ricaduta occupazionale di un certo tipo che non possono non coinvolgere il livello regionale e sicuramente non possono passare in secondo ordine con una comunicazione unilaterale
da parte dell'azienda senza nemmeno il coinvolgimento sindacale. Io ripeto, non sono un esperto di lavoro e non sono tantomeno un esperto né legale né sindacale, però da quello che è emerso questa mattina mi sembra che dei vizi, anche solo formali, dei vizi di forma importanti ci siano. Cioè la comunicazione unilaterale non mi sembra che sia prevista ancora, ma forse non era nemmeno previsto in ambiente da Unione Sovietica 60 anni fa. Mi sembra che questa assimilazione più volte citata sia nel concorso pubblico sia nella mobilità all'assimilazione rispetto al contratto pubblico siano documentati, insomma ci sono tutta una serie di elementi che rappresentano inevitabilmente delle criticità. E quello che più mi spaventa è questo POA che non è stato fatto, cioè in base a che cosa va avanti l'azienda a erogare i servizi. Cioè il POA ha una tempistica prevista per legge per la sua presentazione e per la sua approvazione. Allora mi viene da dire che stiamo prorogando perché sono subentrati in corsa in una determinata situazione. Va bene, perché per l'amor di Dio si trattava di salvaguardare i servizi, salvaguardare il lavoro e tutto il resto, per cui nell'emergenza si fa questo e altro, ma credo che dopo due anni, insomma, il periodo dell'emergenza possa anche essere considerato superato e cominciare a pensare a una stabilizzazione. Per cui sicuramente spero che tutto vada normalmente, anche domani mattina con un'audizione normale, a cui, ripeto, se non saltano fuori elementi particolarmente devianti da questo, da questo tracciato, l'intenzione mia è quella sicuramente di coinvolgere anche l'altra commissione e assieme invitare la giunta a convocare direttamente le varie parti per cercare di sviscerare il problema e trovare una soluzione, partendo, io sono d'accordo con Porta, voglio dire, cioè, le perle di saggezza esistono. Innanzitutto per sedersi a un tavolo bisogna vedere le carte dell'avversario da questo punto di vista, quindi sono assolutamente d'accordo sulle sue richieste preliminari che debbano essere fatte. Veramente io vi ringrazio tutti tantissimo, soprattutto per la grande disponibilità a fare sintesi. So che quando si parla con delle sigle, che siano sindacali o non sindacali, chiedere a qualcuno di stare zitto e di delegare qualcun altro a parlare in propria voce non è facile, quindi grande prova di maturità da parte di tutti, e quindi io spero che la strada vada avanti in questa direzione, mettendoci davvero tutti un pezzettino per cercare di ottenere un risultato che può essere solo utile per tutti. Yolanda Nanni, cosa ti è successo ancora in quella settimana? No, non voglio fare la disturbatrice del discorso conclusivo. No, volevo chiederle se è possibile, immagino che i vostri uffici abbiano già provveduto, magari fare pressioni affinché domani sia presente anche l'assessore regionale alla sanità, vista, diciamo, l'urgenza e la gravità della situazione, insomma è una parte che questo potremmo coinvolgere. Ma non già da qua. Sono d'accordo, nel senso perché rischiamo di snaturare il significato nostro commissione di un'audizione, quindi di un conoscere il problema e poi dopo passare a quant'altro, se no si rischia domani di aprire un mezzo tavolo di concertazione con attori non completi che rischia di far partire male la procedura. Poi per modo di Dio noi invitare l'assessore lo invitiamo. Ripeto, mi sembra di far partire una procedura anomala mischiando le due cose senza... Poteva essere semplicemente un preliminare in cui appunto era una sede istituzionale adatta in cui l'assessore cominciava ad ascoltare i vertici, dopodiché nel tavolo istituzionale avverrà la contrattazione vera e propria, anche perché i sindacati non ci sono domani, cioè c'è appunto questa singolarità. Oggi, cioè, questo senso che mi lascia molto perplesso, nel vedere l'assessore che partecipa solo a metà dell'audizione, perché oggi non c'era ovviamente, mi lascio un po' perplesso, vorrei far partire una roba un po' anomala.
Va bene. La nostra richiesta è sperare nella sua presenza, anche perché appunto l'interrogazione è stata depositata il 14 luglio, so che l'assessore ha i suoi tempi, però visto che le domande, come anche emerso dalle organizzazioni qui presenti, sono domande perfettamente aderenti alle sedute di audizione che stiamo facendo, sarebbe una buona occasione per accelerare il tutto. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Solo per il Presidente, se permette, come il più vecchio di tutti, la ringrazio e mi auguro che il suo intervento possa essere utile. Se per caso non ci potesse più riunire come commissione, almeno veniva a trovare come persona, ce lo vorrà per me. Sarà per me un piacere.